Io il primo mondiale che mi ricordo è stato il del 2010 che ha vinto Spagna. Poi il mondiale 2014 è stato per l'Argentina un po' male perché abbiamo fatto un buon mondiale, però la finale l'abbiamo perso per me. Per me la top 11 è Casillas, che nel 2010 ha fatto un bel mondiale, ha fatto la parata a Robben. Terzino destro io metto a Dani Alves, centrale metto Puyol e Van Dijk. Terzino sinistro metto a Lam, centrocampo Mascherano, Iniesta e Modric. Modric in 2018 ha fatto un mondial molto, molto buono e penso che può stare in top 11. E dopo Messi. Forlan, 2010 anche ha fatto un buon mondiale, ha fatto tanti gol, dopo Mbappé. Quest'anno sta facendo un bel mondiale. Come allenatore del Bosque mi piace tanto. Il giocatore che mai rinunciare era chiaramente Messi. Per me Messi sempre nella mia squadra. L'escluso che c'è tanti giocatori che posso mettere come Di Maria, Robben, Villa, hai tanti giocatori che mi piacciono che non posso mettere. La partita che a me è stata la del 2014, la finale Argentina-Alemania, questa mi è rimasto molto male. Devo fare tante cose, 4 anni ancora mancano molto, io adesso sto qua nella Lazio, devo centrarmi in farlo bene qua, dopo, però ancora manca molto e dopo si deve vedere tutto. E a me il che mi ha piaciuto tanto è stato Mertens. Anche molto Insigne, mi piace molto come gioca e mi ispiro un po' a lui. Questo ritiro è importante perché giochiamo 2 partite, dobbiamo farle bene per arrivare bene a gennaio quando inizia un'altra volta il campionato.